Com'è stata questa esperienza? È stata divertente, ma anche un po' stancante perché comunque ci riprendevano dalla mattina presto, verso le 7, fino alle 5 del pomeriggio, quindi un po' alla fine sì, arrivavamo fino alla sera un po' stanchi. Cassandra e Diamante sono due bimbe di 10 e 7 anni che abitano a Lucignano in provincia di Arezzo. Sono state loro le uniche toscane a far parte di un videoclip che ha celebrato un grandissimo successo della canzone italiana Sapore di sale di Gino Paoli. In questa versione con i Funkoff, girata a luglio a Bellaria e interpretata quasi interamente da bambini, Cassandra ha interpretato il ruolo della protagonista femminile, mentre la sorellina Diamante è stata una comparsa, a farle scegliere tra decine di altri bimbi i loro lunghi, ricci e bellissimi capelli rossi. Quanto sei stata al trucco e parrucco? 40 minuti per truccarmi e 10 minuti per pettinarmi. Mi sono divertita perché dopo praticamente ogni volta non è che veniva sempre uguale il trucco, qualcosa un po' cambiava e quindi era anche divertente. Qual è la cosa più divertente che hai fatto in questo videoclip? Non mettere mascara e il lucidalabbra. Il video è stato ideato da Stefano Salvati, regista e produttore e direttore artistico del Festival internazionale del videoclip Imagination, che negli ultimi 2 anni si è svolto a Forlì, ma che ha fatto tappa anche a Cesena, ed è stato prodotto da Raffaella Tommasi, creatrice dello show. Gino Paoli appare all'inizio del video, i bambini purtroppo non l'hanno potuto conoscere di persona. Fisicamente non l'ho visto da in vero e proprio Gino Paoli, però comunque l'ho visto nel video e quindi diciamo che è come se l'avessi visto dal vivo. Senti, ma la sa intonare una sua canzone? O ti chiedo troppo? No. Qual è il tuo cantante preferito? I miei cantanti preferiti sono i Maneskin. Ah, quindi andiamo un po' più sul rock. Sì. Da grande vorrai magari, che ne so, intraprendere comunque la carriera artistica o hai altri desideri? No, io ho altri desideri. Quali? Io voglio fare la veterinaria. Ti hanno riconosciuto per strada? No. Niente ancora? Vabbè, tu? No, No, mai. no, vabbè, insomma, per gli autografi c'è tempo. Sì. Esatto.